Ci troviamo al Ponte Bailey, struttura fondamentale nell'economia della viabilità della zona Guadagna, Oreto Stazione e di tutta la terza circoscrizione di Palermo. Si è svolta una seduta di quarta commissione consiliare presieduta dal consigliere Gianluca Inzerillo con tutti i suoi colleghi presenti perché si sta valutando la possibilità di raddoppiare questa struttura. Il perché credo che sia abbastanza evidente: nelle ultime settimane, in particolare per l'afflusso di auto e di mezzi che sono arrivate dal Ponte Corleone, il traffico in zona Oreto è aumentato notevolmente, tanto che sono state fatte delle nuove ordinanze, sono state prese delle contromisure al momento insufficienti, come vi abbiamo fatto vedere in una live fatta nei giorni scorsi. Anche il Ponte Bailey però è soggetto a numerose restrizioni, come vedete: 4 tonnellate di peso, 2,50 m di larghezza, 30 km orari di velocità massima e una distanza minima di sicurezza fra le auto di 5 metri. Come vedete alle immagini, anche l'asfalto purtroppo non si trova in buone condizioni e, come vedete, succedono anche cose che qualcuno passa anche in senso opposto di marcia. Ci sono due proposte per il raddoppio: la prima è di farla accanto dove c'è quel guardrail, per poi terminare qui, in modo tale da consentire il transito a due sensi opposti di marcia. La seconda è più avanti, in direzione di via Stazione, dove c'è una piccola discesa dove si potrebbe fare questo congiungimento. Un ponte che sarebbe fondamentale perché il fiume Oreto, che scorre sotto i nostri piedi, fondamentalmente è diventato una sorta di barriera invalicabile per chi si trova a attraversare da una parte all'altra del capoluogo siciliano.